anche se la stagione non permette di ammirarne i colori. E la neve, a differenza di altri anni, non ha imbiancato le montagne e le stradine del paese. Ci spingiamo verso Usso. Usso è un comune a 1416 metri sul livello del mare ed appartenente alla città metropolitana di Torino. È composto da quattro frazioni: Fres, Burrier, Balbute e Lo. Il suo nome è probabilmente di origine celtica e questi luoghi videro il passaggio di Giulio Cesare, che lo cita nel De Bello Gallico, come Ocellum. Per raggiungerlo, attraversiamo la Val Chisone, e prima dell'arrivo alla nostra meta non si può non notare l'imponente struttura del Forte di Fenestrelle, antico baluardo difensivo posto in questa zona di confine tra la Francia ed il Piemonte. Decidiamo di fare una piccola variazione al percorso prestabilito, ma rimanderemo ad una visita molto più approfondita, sia alle strutture militari del Forte San Carlo, che per effettuare una salita a piedi fino alla cima del Colle di Fenestrelle, seguendo il percorso nei camminamenti interni al forte stesso. Riprendiamo la strada verso Usso, che dista solo qualche chilometro da Fenestrelle. La mancanza di neve si nota in modo evidente, e solo un po' di galaverna sulle cime più alte, e la nebbia, rendono il paesaggio più simile a quello che dovrebbe essere in questo periodo invernale. Ma basta entrare nel piccolo borgo, per rendersi conto che anche senza la neve e con la nebbia, si ha immediatamente l'impressione di essere in un luogo incantato. Un incanto che arriva, sia volgendo lo sguardo verso le vallate, che osservando l'ingresso tra le piccole casette del paese. Oltre la nebbia che limita lo sguardo, è possibile, pur con qualche difficoltà, intravedere il Forte di Fenestrelle che sembra vegliare su tutta la vallata. Ma Usso, incurante della giornata non proprio soleggiata, ci accoglie con i suoi colori e con il campanile della piccola chiesa di San Pietro, che svetta tra le casette del borgo. Borgo tra l'altro che è inserito nella lista dei borghi più belli d'Italia. Un primo murale ci dà il benvenuto a Usso in lingua occitana, ma non sarà l'unico. Una delle caratteristiche del piccolo comune è anche quello di avere tantissimi murales disseminati in tutte le stradine del paese. Già all'ingresso del paese si percepisce che ogni casa ha un particolare, un qualche manufatto, una finestra, una porta che sembrano provenire da un'altra epoca. Appena superate le prime abitazioni, poi, ci si trova subito in una deliziosa piazzetta in leggera pendenza, che è il crocevia che permette di andare verso il centro del borgo, oppure prendere il sentiero escursionistico che porta sulle montagne circostanti. Ma la piazzetta stessa è di per sé un luogo incantevole. Basta volgere lo sguardo verso il campanile della chiesetta di San Pietro, o osservare le fontanelle che la abbelliscono, o anche posare lo sguardo sulle case che la circondano. Altra caratteristica di Usso è che oltre ai murales e di dipinti di tutte le dimensioni, anche le porticine dei contatori del gas sono tutte dipinte. Ma il giro è appena iniziato, ed ogni scorcio, ogni muro, ogni casa, catturano l'attenzione. Sia che lo sguardo si posi sul dipinto dei lupi, che un tempo popolavano numerosi le alture, sia che si posi sul murale dedicato ad Annibale, che proprio tra queste montagne, nel 218 avanti Cristo fece transitare i suoi elefanti.
Egoisticamente siamo contenti di attraversare le stradine completamente deserte. Il vantaggio di visitare questi villaggi fuori stagione probabilmente consente di estraniarsi dal vocio e dalla confusione dei flussi turistici. Ci si dedica di più a scrutare angoli che chissà quante storie lunghe di secoli potrebbero raccontare. Nel nostro piacevole girovagare, ci troviamo davanti al piccolo palazzotto del comune, che si presenta a pochi metri da un altro degli scorci imperdibili di Ussò. La piazzetta delle Cinque Borgate ci accoglie, pur se solitaria, con un piacevole colpo d'occhio sia per la sua posizione proprio sotto la montagna che per i colori dei suoi dipinti e dei suoi murales. E sembra un testimone di un tempo passato, il piccolo alberghetto che occupa uno dei lati della piazza. In alcuni angoli del paese sono posizionati dei libri di libera consultazione per i passanti che si trovano a transitare per queste vie. E questa è una delle lodevoli attività che fanno parte di quel modello di accoglienza di Ussò. E sempre nell'ottica del rispetto della natura, il comune ha preso l'impegno di permettere alle rondini di nidificare liberamente nei cornicioni e sottotetti delle case, senza che i loro nidi siano danneggiati. Abbiamo già avuto modo negli anni passati di verificare che in primavera le case si riempiono di nidi di rondini. All'angolo con la piazzetta delle Cinque Borgate c'è un altro pezzo di storia del paese. Il forno comunitario, che veniva utilizzato dalle famiglie del luogo per fare il pane. Ogni famiglia aveva l'obbligo di tenere caldo il forno, dopo averlo usato, per le lavorazioni successive. Abbandonata la piazzetta, continuiamo la discesa sulla strada principale. L'intenzione è quella di arrivare fino al vecchio mulino ad acqua, posizionato sul torrente che scorre poco fuori dal paese. Ma nel cammino non si interrompe lo spettacolo dei murales presenti in molte case. A quanto ci era stato detto, ogni dipinto rappresenta un pezzo di storia, una leggenda, una fantasia legata a quella dimora particolare. Ma anche le case prive di disegni, nella loro rustica espressione, raccontano di un passato che non sembra poi così lontano. Superato l'antico lavatoio, ancora perfettamente conservato, bastano ancora una cinquantina di metri per ritrovarsi davanti al vecchio mulino. Sono ancora presenti alcune delle vecchie ruote in pietra che venivano utilizzate per la molitura del frumento. Anche la ruota ad acqua, in questo momento ferma, nella stagione in cui il flusso dei turisti aumenta, viene messa in funzione. Ed anche le porte del mulino vengono aperte ai visitatori. Ora non rimane che tornare indietro, sapendo che si scopriranno altri angoli ed altri dettagli, sfuggiti precedentemente, per arrivare fino alla chiesetta di San Pietro. Un cagnolino, comparso dal nulla, sembra offrirsi come accompagnatore per riportarci nel centro del paese. Perché non seguirlo, dunque? Non capita tutti i giorni di avere una guida simile. Thank you.
Corso, come altri borghi della vallata, fu al centro delle lotte tra cattolici e valdesi, nel periodo che va dal XIII al XVIII secolo. Periodi cruenti, che fortunatamente ora sono lontani, ma che hanno caratterizzato la storia tormentata di queste comunità, sempre in mezzo alle lotte di potere tra francesi e Savoia. Le prime notizie della costruzione di una chiesa in questa zona risalgono al 1098, anche se l'ubicazione è incerta. È invece storicamente dimostrato che tale luogo di culto divenne valdese. L'attuale struttura risale al 1688 e divenne parrocchia nel 1748. La struttura della chiesa è a pianta rettangolare e tetto con copertura in losa. Il conte Eugenio Brunetta di Ussò, nel 1899, fece dono dell'orologio meccanico. All'interno è presente l'altare maggiore con doppio tabernacolo del XVII e XVIII secolo e, oltre al pulpito scolpito in legno del XVIII secolo, sono presenti alcuni pregevoli dipinti di scuola piemontese. Con la visita alla chiesetta di San Pietro, la giornata al borgo volge al termine, ma non prima di una sosta al ristorante La Placette, proprio a fianco della chiesa stessa. In alcune rubriche culinarie si dice che in questa piccola trattoria si preparino i migliori gnocchi di patate di tutto il Piemonte. Non è la prima volta che li proviamo, ma sono da apprezzare anche tutti gli altri piatti. La visita ad Ussò si conclude qui, ma in primavera saremo di nuovo in questi luoghi. Grazie per aver visto questo video, sperando che vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un like.